Ciao a tutti, oggi vi voglio fare vedere come creo io i miei pezzi per bigiotteria. Ho iniziato a farli con l'alta e devo dire che mi piacciono molto e qui ho alcuni esempi. Per esempio vi faccio vedere questo che sarà un ciondolo e qui è questa, vedete, questa è la base che ho fatto. Io ho fatto un po' di bordo e poi l'ho riempita con la resina che ho comprato sempre da Simone ed è questa. Questo è il kit per resinatura, quello che ho fatto anche il video tempo fa, dove faccio vedere tipo delle calamite. Poi, e per fare questo ho usato il color oro. Poi ho fatto questa, ricordo, questa è una base che ho inventato io, ho fatto la base con Silhouette Designer e poi sono passata con l'alta, col software dell'alta. Premetto, potete usare qualsiasi programma di grafica, io preferisco usare il Silhouette Designer perché ho la business e ho molte forme in cui posso poi modificarle. Questa ho fatto la base, vedete, tutta la base, gli ho fatto un po' di rialzo e poi l'ho riempita con sempre la resina che ho preso da Simone e in più gli ho messo questi fiocchi iridescenti. E ho messo un po' di colore per il vetro nella resina ed è venuto così colorato. Per fare questo ho usato il bronzo antico ed è questo. Infine ho fatto questi due sono le forme che sono già predefinite in alta e questo poi lo voglio riempire con la resina UV, quella che si asciuga col fornelletto, e ho usato questo antracite chiaro con delle pagliuzze di metallo. Adesso qui non rende, ma vi posso assicurare che è un bellissimo effetto. Bene, oggi vi insegno a fare la base e poi vi farò vedere come uso questo. Quindi ci trasferiamo nel software e ci creiamo la nostra base. Premetto, potete usare anche un qualsiasi programma di grafica per farvi la prima parte della base per il vostro orecchino o ciondolo o quant'altro. Io preferisco usare questo perché avendo la business, io qui ho tante forme e mi posso sbizzarrire come voglio, poi le modifico. E poi questo è più semplice di un programma di grafica, almeno per me. Quindi se voi non avete, volete farlo anche voi in Silhouette Studio, basta che vi scaricate la versione base, che lo trovate sul sito della Silhouette America, e vi scaricate quella gratuita. Siccome se voi avete quella gratuita e non avete tutte queste forme, la faccio con le forme base che abbiamo e io voglio prendere questo poligono, me lo disegno. Qui abbiamo questo cursore, se vedete cambia fino a farlo diventare un cerchio oppure mettere i lati che vogliamo noi. Io faccio 8 lati, vedete che qui c'è scritto 8 e lo chiamerò ottagono. Voglio fare un paio di orecchini. Io vi insegno a fare quello con la base tutta aperta, senza la base dietro, che è più semplice. Poi se voi volete anche un video di come faccio costruire con la base e il pezzo rialzato per poi colarci la resina, fatemelo sapere. Per il momento io
decido di fare questo. Prendo il mio cursore per selezionare, vedete, sposto. Per fare un orecchino questo è abbastanza grande, ma questo lo possiamo modificare la grandezza anche nella parte di silhouette alta. Io preferisco farli così perché poi la grandezza lo faccio man mano che faccio il pezzo. Per esempio, questo può essere, io farò orecchini, quindi dovranno essere un po' più piccoli, ma può essere anche un ciondolo, quindi può essere grande. Cosa che io voglio fare nel software della silhouette alta. Detto questo, tengo selezionato e faccio converti su tracciato. Fatto questo, vado a dare uno spessore alla mia linea, 1,25, non ha importanza, perché se non diamo uno spessore in pratica non abbiamo disegnato nulla. Fatto questo, me lo salvo sul disco rigido. In questo caso io già avevo fatto una prova, non sto a salvare, oppure salvo, mi dirà se voglio sostituire, faccio sì. Ora vado in 3D alta, vado su file, faccio open e prenderò il mio ottagono. In questo caso non faccio né questo né questo, ma faccio extrusion. Vedete, è molto grande. Lo tengo selezionato, sarebbe 9 cm per un orecchino, è molto grande, quindi decido di farlo 50 e come spessore di altezza lo faccio 3. Ok, ora dobbiamo andare a togliere tutto quello centrale e lasciare la base a tono. Come faccio? Duplico questo, quindi duplico da quest'icona qua, oppure tasto destro duplico, cambio colore in modo da avere di vedere qual è quello che andrò a modificare, lo posiziono al centro in questo modo e vado a modificarlo, metto 45, poi vediamo se 45, mi va bene, come vedete la larghezza che sarà visibile, ok? Scusate, questo non c'entra nulla. Bene, fatto questo, seleziono tutte e due, vado su questa icona qua e faccio e clicco qui e vedete, questa è la mia base. Allora, in questo modo possiamo decidere se lasciare così e farò un buco in un secondo tempo con il mio Dremel, o metterci dove andare a diciamo ad attaccare la monachella. Facciamo che mettiamo dove attaccare la monachella, quindi da questa icona qua mi scelgo questo, il cilindro. Logicamente questo sarebbe esageratamente grande e alto, vedete, lo faccio di 2, di spessore 2, e di grandezza lo facciamo 10, scusate, 10, 10, ok, e andremo poi a posizionarlo in questo modo qua, però dobbiamo fargli il buco in mezzo, quindi facciamo sempre lo stesso lavoro di prima. Seleziono,
duplichiamo, mettiamo colore verde anche questo, lo portiamo, scusate, a pari questo, così. Quindi quello verde dovremmo farlo più piccolo, quindi andiamo di altezza, lasciamo e facciamo 5 e 5, ok? E questo sarà il buco, è un po' piccolo, quindi torniamo indietro e facciamo 8 e 8. Ok, selezioniamo tutte e due e prendiamo la stessa opzione di prima in questa, ed ecco qua il nostro, questo sarà, mettiamolo dritto, scusate, perché dobbiamo attaccarlo. Ok. Mettiamo qui 12. Vediamo. Ok. Ok. Qui si vede un po', facciamo meno, allora facciamo 11. Ok. E questa sarà la nostra base. Quindi, fatto questo, facciamo group. Vediamo quanto sarà di 5 centimetri. Se vi sembra ancora grande, si può accorciare, si può rimpicciolire sempre da questa parte qua, quindi facciamo 48, 48 e 48. Ok, bene, fatto questo andiamo a farlo con la stampante 3D, ne dovremo fare due per i, e poi andremo a riempire il tutto con la resina e vi farò vedere in un secondo tempo. Ora non vi sto a fare vedere tutto il procedimento di quello che fa la stampante 3D, se volete vedere, come ho detto, ho fatto altri video, andiamo in 3D print, vedete. Allora, io per fare in modo che mi venga questa base fuori, vedete questa qui, basta che andate qua e vi trovate, se andate in support, qui è la prima, perché se mettete questa, vedete qua vi fa più alto e qui vi fa il contorno tutto attaccato. Io ho preferito fare questa. Logicamente io mi sono salvata le mie impostazioni per fare qualità alta mio, in pratica mi viene la stampa in qualità molto alta. Essendo un orecchino, non è un cutter, voglio che sia bello liscio. Qui abbiamo diversi modi di mettere i filamenti, le ho provate un po' tutte e devo dire che quella che mi piace di più è questa per ora. Quando voi vi siete fatti le vostre impostazioni, vi potete salvare e una volta che avete salvato, sapete che quello vi va bene, ve lo trovate in queste opzioni qua. Vi ricordo che la temperatura, questo non essendo un file originale, è un filamento originale della Silhouette Cameo, vanno
come è scritto poi nelle indicazioni. Bene, detto questo, facciamo salva. Qua ora vedete la mia impostazione e per fare questa parte di orecchino mi ci vorrà 15 minuti e 55 secondi, quindi su per giù una mezz'oretta per tutte e due. Bene, detto questo, ci vediamo quando ho finito il tutto e vi faccio vedere come uso la resina. Bene, ora che abbiamo fatto con la stampante 3D le basi dell'ottagono, vi faccio vedere come riempire con la resina che ha anche Simone nel sito, ed è questa. Vedete? Io ho già iniziato una confezione e vi faccio vedere con questa. Allora, si possono usare colori per vetro, io userò questo turchese e poi andrò a inglobare questa polverina iridescente, però potete mettere anche altre cose. Per esempio, io ho fatto questo con il sale, sempre da inglobare nella resina, oppure tanti altri glitter che anche Simone ha nel sito quando ho fatto il video per i glitter e le altre cose che luccicano. Se andate a vedere nel suo sito, le trovate. Si può usare anche quella per inglobare nella resina. Ora io vi faccio vedere, per non far uscire la resina, io uso questo scotch qua, che è quello per la resina UV, ma se non avete potete usare anche del semplice scotch. Quindi cosa vado? Vado a bloccare in questa maniera. Uno, e due. Taglio il pezzo. Questo serve per non fare uscire la resina da sotto. Bene, fatto questo, andiamo a prepararci la resina. Io mi metto i guanti. Mi raccomando, qualsiasi cosa con la resina è bene metterli. Bene, ora cosa facciamo? Andiamo a pesarci la quantità di resina. Vi consiglio di farne magari una alla volta. Allora, dobbiamo mettere il componente A e il componente B insieme. Oppure, se volete, potete usare il suo dosatore, vedete qua. Io, siccome la voglio colorare, la doso così. Prendo la mia bilancina, metto il componente A, deve essere 1 a 1, quindi se mettiamo 10 grammi, dobbiamo mettere 10 grammi di A, 10 grammi di B. Ah, non si vede perché si sposta, vediamo. Non so se si vede. Vabbè, 2,5 e metterò altri 2,5 del componente B. Ora vado a mettere un po' di colore, io uso questo che è turchese, gliene vado a mettere proprio una goccina, così. E mescoliamo.
È bella anche perché non fa bolle, cioè veramente. Se dovesse fare bolle, le fate scoppiare con un accendino, poi vi faccio vedere. Mescoliamo bene. E andiamo a metterlo sui nostri orecchini. Vedete questa differenza della resina che faccio io di solito, ma questo l'ho mescolato molto ma molto poco e mi piace per quella. E poi dico, rimane lucidissima. Ora, fatto questo, si dovrebbe aspettare che indurisca un po', ma io ora invece andrò a inserire subito in questo modo. Ora lasciamo indurire e poi faremo l'ultima passata che sarà solo di resina bianca sopra per la rifinitura. Vedete come ho fatto questo? Vedete? Questo, come ho detto, è il Petri Dish ed è sempre la stessa di questa. Poi in quest'altro video vi voglio fare vedere come decorare questi e un altro tipo che faccio, devo fare la base con la resina UV. Bene, ora andiamo a togliere dallo scotch i nostri orecchini. Uno l'ho già tolto, vedete, e andiamo a distaccare anche l'altro. Ok, questo lo gettiamo perché non è più utilizzabile. Vedete? Questo è il davanti e questo è il di dietro, perfettamente liscio e non c'è nessuna sbavatura e non è uscito dalla base, vedete? Bene, io ora verserò un altro po' di resina per lucidare bene il so dove era attaccato. E non vi sto a far vedere ancora tutto il procedimento, gliene metterò proprio un velo. Dopodiché li monterò sulle monachelle e a lavoro finito vi metto la foto all'inizio video. Bene, io spero di essere stata utile con questo video. Ho voluto far vedere perché con la silhouette alta si possono fare tantissime cose, dai cutter per le mie sempre per i miei bijou, per tagliare la pasta polimerica e alle basi di bijou. Poi dopo sta alla vostra fantasia a creare nuove basi e nuovi oggetti. Come ho detto, spero di essere stata abbastanza chiara. Se il video vi è piaciuto, mettete pollice in su, iscrivetevi al mio canale e abilitate la campanellina per avere le notifiche dei nuovi video che metterò nel canale. Io vi ringrazio, per ora è tutto e ciao al prossimo video!